Buon pomeriggio a tutti. A tutti. Sento Ciao eco. bellezza, Non so chi lo fa, anch'io. però. Ma abbiamo anche un bel cieco. Sì, ma non so chi lo fa. Penso sia il caso. Io non lo sento, quindi so io. Prova a cambiare cuffie. Eccolo che Sbrasiamo comincia. pure. Oddio. Che stress che siete, che stress. È noi, eh? È noi, eh? È proprio lui. Ciao Sì, non ti Peppino, ciao faccio Miki. Ciao pensare adesso, Miki. però. No, mi sa che sono io. Prova, prova. Prova, Adesso? prova. Non lo sento. Prova, Adesso? prova. Okay. Adesso? Parla cap. Adesso. Parlo, Bene, poi parla non vi Enrico. posso dire che cosa. Io? Bla 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 Prova, prova. bla bla, Prova, prova, ciao. prova, prova. Ok, non c'è eco. È tutto a Ok. posto. È tutto a posto, è tutto a Giusto. posto. Ciao Ciao a belli. tutti, Tutto ciao a posto. Cola, ciao Edoardo, ciao a tutti quanti, ciao a tutti quanti, ciao Arte Sono Legno. bui però loro. Siete bui? Come Loro sono sì, bui? che c'è Fammi il... vedere. No, ci sta, c'è il Aspetta. filtro della webcam, ma è buono, va bene. Io sono gialla. Però risultiamo Vabbè, bui io so per... 37 anni Eh? che so gialla, sa, Sì. ma qual è il problema? Come vuoi? So giallo proprio. Sono littero. Siamo dei Togliamo Sims. il green screen. Dei No, Sims, manco mistia dei sto. Simpson proprio. Questo? Se prendo il green screen almeno metto Aspettate, tipo coperta, c'ho qui è. la testa Filtri. tagliata. Dov'è? Niente di Ah, non bello è io. questo. Devo fare così. Io c'ho il conto in Filtri. banca, va bene? Guarda. Io il Ok. rosso ce l'ho. Attenzione, visual Vediamo game. se si vede qualcosa. Visual game, No, visual game. Si vede, ok. si vede, l'ha tolto, se no si vedeva il No, se no, microfono. praticamente eravate tutti tipo bui al massimo. Cioè, era Ma meglio in quando si vedeva il effetti. muro, praticamente. Dico, almeno si vedeva. Sapevo stavo grigio a sto punto. Ma quindi Zezé e ragazzi, da quanto c'era scritto ieri, Zezé forse oggi fanno il perma. Cosa bruttissima da dire. Sì, Però dai. praticamente muore definitivamente in game. In game. Ah, non ho Ah, capito, gli permanente. fanno il Perma. Permanente Permaban, sarebbe, Sì, Permanente. tipo permanente. Ah, no, chiedo venia. Venia dopo perma non è proprio da dire, però sì, non avevo compreso. Scusate, vabbè, Ciao sapete, il capo ha un Giulietta. sacco di problemi. Ciao Giulietta, ciao a tutti. Che È l'età. bello. Ah, ma io non c'ho Ciao belli. musica. Aspetta un po'. Non c'è musica, Madonna, No, bisogna, questo è aspetta. triste. Come facciamo? Questo? Questa pure. No, dov'è la disco? Questa. Questo. Ehi Google, accendi luci. Ah, voi mettete da Alexa? Ah, bastava dirlo. Oh mio Dio! Facciamo i TikTok, ragazzi. I Ho TikTok in aperto un 4 canale così. TikTok, Non attenzione, ci mo credo, cappa. arriveranno un po' le cazzate del cap, scusate, no, metto un po' che Leonardo, parlo. ma per forza, Hackerato. bisogna fare. Io lo consiglio a tutti il Il TikTok, TikTok No, ce non l'ha ci credo che hai aperto parlato ieri, TikTok tu. vero? Sì, ebbene sì. Non Sì, c'ho ci TikTok. credo. Ragazzi, comunque siamo con il venditore di illusioni, il Capitan Glitch e Giuseppe Doesn't Matter adesso. Poi ci sta spazio per 12 persone, quindi. Il prossimo che bussa entra. Avanti, avanti, che Se no posso. bussiamo noi. Se c'è Condini, le condini a pizze è bussare. meglio, sì. Condini a bussare. No, poi tipo programma radiofonico con gli ospiti potremmo creare. Ci sta, È vero, eh? sarebbe figo. Sarebbe figo, Sì, c'è ragione. assolutamente, Con il bot di assolutissimamente Discord sì. si possono mettere le musiche, le cose, sai, però serve qualcuno bravo, insomma, cazzo. Come Potrebbe mai hai provare organizzato Discord io a me, lascia se perdere che sei stato lui sa un bravissimo. cazzo, io so meno di lui, Io Enrico più meno o meno di stiamo sulla stessa te. barca. Io mi Ragazzi, chiamo c'è sempre Polly Gigal, Quattro, ricordatelo. qualcuno Cioè, fa allora un ragazzi, passo in caso. vi ricordo che potete entrare anche voi riscattando dalle pere con 30.000 punti canale. L'ho Evviva messo. a vostro rischio e pericolo, gliel'hai detto però? Potete entrare a vostro rischio e pericolo, diventerete alla mercé nostra, poi. Esatto, Ma sono oppure con abbinati 300 bit, ha tutti, detto però. Gigal. Questo ha messo Gigal. Ah, e 300 bit. potrebbe apparire un Gigal selvatico, eh? Potrebbe. Oh, allora vado a preparare la Pokéball per prenderlo. Vuoi catturarlo subito? No, paga Subito. dopo, dopo passo su GTA, ragazzi. Il Gigal è il Charizard dei Noantic, non scherziamo. Dragonite. Dragonite dei Noantri, no? Non scherziamo. Oddio, ciao L'ha Raggio. preso. Madonna, regà. Allora, comunque qui il titolo è
come ci vediamo tra 10 anni? Non so come Vecchio. ho detto, vecchio, beh. Il sottotitolo è Ci vediamo tra 10 anni qua a Catarata? È quella la Esatto. visione. Cioè, Io nero, ci chiamo io nero. fra 10 anni c'ho la cataratta, ragazzi, è un problema. Quindi già adesso. Io tra 10 anni non so come mi vedo. Prima ho detto a Gigal, probabilmente barbona sotto C'è già un bonde, quindi è già ce qualcosa. l'avremo la Se partner tra il 10 anni. bonde sta su, è già qualcosa. Dici? Chi? La Non partner? so, io spero di sì. Tutti con la partner. Tra 10 anni? Puntiamo basso. Allora, io già sarebbe un traguardo avere una partner nella vita, e già ci sto lavorando. Adesso è Oh, la appena partner di arrivata. Lecce con Karma. Cioè, è appena tornata. Gyarados, Gyarados si pronuncia. Ho capito, però mi conosci, Sara? Quanto ci metto a farla scappare? Ho capito, ma Un pure attimo. tu non la fa scappare, no? Lo so, Tienitela lo so. stretta. Il cap è indomabile, io sono indomabile, purtroppo Cap. è E difficile allora mettermi in prendi intrappolata nastro con gli da altri. Avrei detto pacchi. altro Nastro io. da pacchi. Ascolta me. Ah, è Ascolta Alego. Sarina tua. Ascolta Sarina tua. Vai, vai. Prendi, gli tappi la bocca. No, è già lì partiamo che poi. Fidati No, Sara, già. all'inizio, così non parla, Cap, Dissociati. così non parla. Solo all'inizio mentre te la porti magari da qualche parte, capito? La porti a cena col nastro sulla bocca e vedi che quella non parla e non mangia, non spendi un euro. Ma se Mi invece io Poi dopo glielo tappassi la togli. mia de bocca, che La tua. così non faccio cazzate, tappa a bocca mia, lei a bocca sua è libera Ma poi di qualsiasi tirarci il cosa. pello risolve alla fonte i problemi, ci sta. Allora, Tappa la mia, tanto dico solo è cazzate, arrivato quindi. il pescatore di sogni, che sarebbe Alla Brian, perfezione. ovviamente, e dice: di al capo di farla venire in Ma albergo da prego. me ed è tutto risolto. E il pescatore di sogni, te sapete che la ragazza che sto offrendo è proprio quella. Come Quella che quella? io portai lì da noi andammo a trovare il pescatore di Ah, sogni in ma albergo che non ci capito, a fece me assaggiare mancano i i cocktail. pezzi. E però, eh sì, Cioè, mi sono persa i pezzi per strada. il giorno prima della quarantena, che scattò la quarantena, io sono andato a trovare Il sogno Brian con sta arrivava. ragazza e altri due amici. E poi il giorno dopo hanno chiuso tutto il mondo. Nice. Capito? Ho fatto in tempo a portarla a Roma e è finito tutto. Quindi Niente, è è andata colpa così. tua. È È colpa colpa mia, quindi tua, scusate, è sì. colpa mia. La faccenda è questa. Grazie, grazie, capo, La grazie. faccenda è Quindi è questa. 2 mesi che ti sopporta già la tipa. sì, abitiamo pure a 3 km di distanza, capito? Bello, Vabbè, anzi, ancora viva lei, quindi vabbè. ancora Ormai è vivo fatta. io. Comunque qui Conosciuta tutti sa... come? Eh? Conosciuta come? Conosciuta come? Chiedono qui dalla regia. La sorella di un ragazzo a cui faccio da capo scout. Vabbè, io ho detto la bestia, non ho parlato, sì. Lei porta il Cioè, coltellino e tu gli dai il bustino. Hai allora, capito? l'educazione dei ragazzi va fatta a tutto tondo. giusto, Quindi, giusto, partiamo da questo giusto. Quindi presupposto. già No, è gli una si ragazza. insegna ad accumulare la cattiveria per chi si fa la sorella. Aspetta un Bravo. attimo, Brian. Bravo. Qui, Gigal. Brian ha detto: come faccio ad entrare? Sta rispondendo io. Ti sta rispondendo Gigal. È Anche perché poi ci capiamo operativo? un cazzo, quindi è meglio che ci risponde, è meglio che risponde Gigal. Occupa Anche tutto perché lui. come potevo dire sì? Prima lascia perdere io. Scusa, Tocca sono qua per trovare il caso. link. Tocca trovare il link da mandare. E lui mi fa: guarda, non serve il link. Come non serve il link? Da che mondo è Io. mondo, il link serve sempre. Questo è come quando giocavamo a Fortnite, no? Perché buildare, no? Perché pusha, no? Esatto. Che cazzo sarà di che Che vuol dobbiamo fare? dire? Allora, qua È vi buildare. salutano tutti, raga. Vi saluta 133 giù, vi saluta il mini Ah, Giga, bello. vi salutano tutti quanti. Vi Sto a stanno leggere, sto a salutando leggere tutti che ci quanti. sono poi salutati. davanti. Ah, tutti. No, perché mi hanno scritto 47 milioni di volte. Mi saluti, Cap, mi saluti, Cap, mi saluti, Cap, mi saluti. Bello, Ecco. Cap si è tagliato pure il capello per voi, Fa ragazzi. vedere. Fatto a mano, dai, mo finalmente c'ho un senso invece del Pandoro. A mano e la Ecco. matrice. Bello. Giga c'ha il Pandoro Fatto invece in testa adesso. Ogni tanto bene. Lo fanno? mi dice di tagliargli i capelli. Io ho detto: non so se ti conviene, sì, dai. Vabbè, fai una linea con il metro e poi vai. Metti una cazzarola, i castelli si chiama la cazzarola. Metti una cosa in capo e tagli intorno. Poi il Gigal uscirà tipo Fantaghirò, Poi il probabilmente, però. resto prendi e fai così per provare a dare una sfumatura. Se poi non va, rasi tutto e via. Tanto. Boccia Giusto, belle. dici così al volo. Accetta. Mastro lindo Gigal e via. Delitto, delitto dovrebbe entrare dopo, Ma. forse. Che è successo? Dove stai? Perché Ciao sei andato via? Giuseppe. Perché è andato via? Dov'hai? Anzi, Ok, ci sono. Sara, potresti fare la boccia
a Gigal che potrebbe magicamente somigliare a Johnny Sins. Chi è mo? Sara, vedi l'innocenza di Sara, a me mi colpisce È sempre più troppo al brava cuore. ragazza. È un ragazzo, è un attore, molto famoso. Allora, a Sì, me no. adesso non so che attore è, raga, non lo so, non lo so, ma è proprio troppo sexy, è quello di Lucifer, mi dispiace, è proprio troppo sexy. Questo è un altro genere, quello che Ma è un hai altro detto. genere, fino a sex ci siamo, manca la Y. Johnny Sins è un po' il mastro, l'idraulico che nessuno Il deve poter mastro prendere a caso. Lindo, ma... Esatto. Il È un po' quell'idraulico là. mastro È un po' Lindo. Madò. Vin Diesel in un altro settore. Diciamo che Vin Sì, Diesel fa le sempre, macchine. sempre diesel pompa, sempre lì stiamo, però un Sempre, altro genere, insomma, sì. effettivamente. Allora, Giorgio dice, un attore, come si dice, con i coglioni sotto. Bravo, perfetto. Sì, Il sì. mastrolino, Mastrolino. chiedono qui, il mastrolino lo chiede Lino. Mastrolino. Il Madò. mastrolino, proprio lui. Mi Proprio saluti sempre Enrico. lui. Oh, mini Gigal, vieni qui, saluta tutti così almeno mi senti. Metti ogni 3 secondi, mi saluti quello, mi saluti quella. Vieni qui, di ciao Enrico, ciao Kirua, ciao Capitan Muoio io. Glitch. Dove sei andato a finire? Non ci sarei più, non vedo più. Voi mi vedete? Voi mi Sì. Che vedete? Io è vedo, successo? fermo, ti vedo fermo. Mi vedi Sì, anch'io, fermo? ti Mi vedo fermo. Fermissimo, fermo. ho occhi chiusi poi, proprio Anch'io, anch'io. momenti. Ma è che Chi doveva bravissimo, proprio entrare? ventriloquo. Cioè, è Adesso. vero, è impressionante. Mi si è bloccata Mamma la mia. chat, non vedo più Ecco, sono nulla. pronto. Io ho Sono sentito pronto. arrivare qualcosa, quindi grazie, però non so che cosa è arrivato. Io Che è sento dei sto tornati. rumore Anch'io ho strano? sentito Pure un'interferenza di io. A telefono. posto, fine. Non È avete finita più. più. È tutto finito. Ci siamo. Non c'è niente da vedere. Ah, cappe, non è che eri tu con... No, 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 Sarà no. Che un po' più neanche stanco lo di so usare quello che il ho telefono, quindi oggi. figurate. Senti, guarda, senti. Lo risento, lo Ancora, risento. ancora. È la ragazza che ti scrive, lo so. Secondo me sì. O butto il telefono, spengo il computer, spengo No, tutto, via. che Ciao, Cap, spengo grazie di tutto. tutto. Ciao, Vai, grazie. ciao, ciao ragazzi. La tua donazione, E grazie Andre. Non mi è arrivata in chat, non la vedo qua nella chat. Ho sentito un rumore in cuffia, ma non so. Ma io continuo a sentirlo, ma che cos'è? qualcuno Ah, ho che spento chiama. tutto, io non so Ma non è allora. che è il mio? Vado a spegnere la lavatrice? Allora, Non io so, quello mi è nel mio rimasto. microfono non vedo niente, quindi quando lo sentiamo, guardate ognuno la propria icona del microfono per vedere quale fa Ah, il problema. quale dà gli impulsi. Sì, per il momento, boh, ora. Guarda. Allora, io adesso questo lo sposto di qua, in teoria. Il mio non fa La mia impulsi. donazione è arrivata, Non è è arrivata, è morto. arrivata. Grazie Andre, non è arrivata in chat, ma l'ho Prova a sentita. mutarmi un Grazie attimo, vedo mille. se Quindi sono io. Gigal, qui c'è il mitico Andre che vuole entrare in chat con noi. Allora Ah, fallo scrivi, venire. A cerca la suo rischio e stanza. pericolo, fallo venire. Questo ha Glielo senso. devi mandare, Gigal, mandalo su Telegram in privato al mitico Andre, perché sennò qui se dico la stanza poi bussano, fanno toc 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 tutti quanti e io faccio. Poi dopo imbussiamo noi. Ah, Poi allora. è un casino, capito? Mi saluti tutti, ma Madonna mia! Lori, vieni qui, vieni qui. Vieni qua, mi rigira subito qua. Veloce. Inigica, vieni qui, vieni qui. Vieni Adesso, qui. parla qui. Lori. Ma ti sentono pure da lì, di. Ciao, no, più Ciao, Mumu. vicino. Qui, ok, adesso salutali. Gigalino. Oh, raga, io sento dei rumori Adesso anch'io, stranissimi. fortissimo. Ah, mo' ho sentito pure io, sento un rumore di telefono potentissimo. E quindi Quindi... se lo sentivo tutti e tre, Saluta! Sara, no, era Sara Non è che stavolta. mi Ma non è rigiri che la anche radiazione? No, lo sento Gigalino pure c'è la io. Lo radiazione. senti pure tu? Ma non è che Lori c'ha le radiazioni? Può Dai, è andata a essere che c'è Chernobyl. radiazioni? Che ne so, basta mangiarti Cosa? Cosa? le Risposto, cosa? Salutali, mi hai detto salutami tutti. Appena Quando? usato. Prima. Ma Riprovo adesso. Ho Ciao scritto Gigalo bello! mi dico Andrea. Ciao mamma talpa. Miu. Sì, fammi entrare pure il mitico Andre. Voglio vedere che mi dice quello. Voglio vedere proprio che mi dice. Che c'hai da dire? Che c'hai da dire? Tra 10 anni, Kirua, ragazzi. prepara. Non so che vuoi preparare. Prepara pistola, manette e frusta. Ce Vai. No, quelle l'ho. Io corpelo, toglierei la Kirua. pistola, lascerei manetto e frusta. Poi so scelte. No, quelle Anch'io. corpelo, Kirua. Ah Le manette. no, quelle corpelo, allora le devo posare. Le abbiamo Mi avute devo far tutti ridare da mamma e quelle. papà. Kirua, ci sono i bambini, Ricordalo. no, quelli col pelo. Che poi il pelo nel 2020 non va più. Ecco, potevamo fare una puntata sul pelo.
No, forse è meglio. Quella magari. Allora, forse più in là. Ok, perfetto. Per il momento famoso Davy 504, capisco. E scarica, vabbè, era meglio se non fai. Vabbè, allora comunque. No, vabbè, ma questa è una riproduzione della beretta, ma è finta, non è vera. Ok, certo, ok. Però io quello che dico, non hai preso le manette col pelo perché ci sono un i bambini particolari. Te l'ho detto io, ci stanno quei bambini, mi ci stanno. No, vabbè, ma queste qua è per non far venire l'orticaria quando arriva. Perché fa male, adesso che usiamo i sanificanti per le mani, può far male. Giusto. Può far male col pelo, ma magari male. Il tetano, questo qua protegge. Giusto, da esatto, quello protegge. Facciamo veramente schifo tra pistole, manette. Questa non è birra, questa non è assolutamente birra, questo è succo di malto. Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. C'è sto Giorgio che scrive mi dissocio. Anch'io, dalle manette tue. Io pure mi dissocio da me stesso più volte, è successo nei live. Quando sono nato io. Tu ti dissoci da quando sei nato? Sei nato che hai mani innalzate così? Che manette il medico mi ha detto è uscito le mani, Enrico, è uscito così. Io mi dissocio, io. Mi dissocio da me. Mi mettete in mezzo. Non volevo neanche nascere. Io quando sono nato ero talmente brutto con lo schiaffo, invece dalla me hanno andato a mimare. Guardalo come... Cosa lo fanno, eh? Ragazzi, questa è benzina, questa è benzina e io mi do fuoco. No, ragazzi, non pensate assolutamente. Don't try this at home, ragazzi, non fatelo a casa. Non fatelo a casa. Anche perché... Ci dissociamo tutti. Ci dissociamo... Mo entro pure io, guarda, visto che tanti punti canale ce li ho. Attenzione che arriva pure il mini Gigal. E quindi da lì, ragazzi, io faccio sparire a birra, così non si vede. Falla sparire, vai. Entra il figlio, anche il padre, però, sennò... No, Lori. Ammazza. A posto, tutto a posto, canta, ragazzi. Ripetere tutto a posto. Non a posto. Messo tutto a posto. Mi sto trasformando in Jack Sparrow. Un po' così a fare tipo la tastiera. Cose succedono, cose. Giorgio ha appena scritto del tipo non sono uscito io, è stata lei a buttarmi fuori. Il fatto che ti sei dissociato proprio. Esatto, io fosse per me sarei mia madre sarebbe ancora a fa gestazione, 37 anni. Sì, quando hai fame ti ricordo l'ombelicale, voglio quello. Camma fa, capito? Sì. Cioè, Brian, usali, con 30.000 punti canale puoi riscattare di entrare in chat. C'è la ricompensa con le pere. 30.000 pere. E le pere, ragazzi, vabbè. L'ho messe così, indovinate per evitare cosa? Pere o panettoni, ragazzi. Per evitare cosa l'abbiamo messa a 30? A 30.000? Io sono... Allora sembro una regà, una professoressa sta a fare l'esame, io ero in quelle cose, stanno guardando la faccia. Ci fa l'esame, hai messo 30.000 perché... come fanno qualche coppia che guardano giù così? Sì, capito? Stacco via Palombella, stacco via. Hai messo 30.000 perché... sento problemi... E poi rimani bloccato per finta, capito? Perché con dietro che passa tua madre, capite? Tu stai fermo per finta. Però comunque, ragazzi, io tornando mi sono visto la registrazione della puntata, dell'ultima puntata, e ritornando sulla mascherina, ragazzi, vi dico portatela sempre. Adesso vi faccio vedere come si mette. Vai. Perché io lavoro nell'ambiente della sanificazione, parliamo una volta di una cosa seria. La mascherina va messa così, la prendo. Io ho già paura. Io ho paura quando fa così, anch'io. Ragazzi, mi viene paura a me. Lo sapevo. La mascherina va messa completa. Vi per vendemmia. Va tolta. Vi per vendemmia. Alcolizzato in merda. Però la mascherina va messa così. Va tenuta in maniera. Non va toccata con le mani. Non dovete stare a toccare le cose con le mani. E in alcuni casi non fa gesti strani, però. Non nel suo, ma può anche migliorare l'aspetto su alcuni. Ah, sì, indubbiamente. Sì. Guarda che bel baffo che c'è. Mi riferisco a te, però, nel senso. Lo aspettavo. No, mi dissocio da me stesso, però. A me funzionerebbe. Oddio mio. Io due di Roma e due di Torino, eh. È vero? No, cioè, il cap è di Roma, cominciamo, è Burino. No, non è di Roma. Io
Sono di Venezia, si sente. Di Trieste pensavo. Perché stai fermo? Perché te blocchi? Sei di vicino comunque. Vabbè, vedi, due di Torino e due di Roma. Adesso facciamo Inter Roma. Toro Roma, sì, Inter Roma. Eccolo. No, io so insomma. Oh, regà, ma era così, potevamo fare pure una partita della 1. Ma è vero. È vero. Veramente. E avete uno. Ma c'è anche Monopoli in realtà. No, non ce l'ho però uno online. Prossima volta lo famo. Pensa che figata. 3 euro se volete. E 6 euro Monopoli. Ma possiamo fare, una volta dobbiamo fare Scriblio. Ragazzi. E vedrete le capacità artistiche del capo. Lo Scriblio. Ragazzi, cioè, facciamo Scriblio, ve le metto io le parole. O possiamo fare anche personalizzato. Gli romano. Che cosa? Che cosa vuoi fare personalizzato? Che cosa? Sì, non possiamo dire certe cose, siamo in orario protetto. non mi permetterei mai. Sei una ragazza impegnata tu, adesso sono un ragazzo impegnato io. Io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare con te. Mi dissocio da tutti. Questa è benzina. E No, stai fermo. Questa è benzina, io mi dissocio. Io mi dissocio, esatto. Io mi distretto. 118? Hai capito? Cola, sì, dopo entro su GTA. Secondo me, a tempo di coronavirus, al posto di fare cose con la propria fidanzata, sembra che si stia operando. Vedete? Vedete tutti. Oddio mio, ma l'hai attivato tu? Roba così. Cioè, l'hai attivato tu? Ah. Che figata! Però mo che è sta roba? Vabbè, quello era Scribble, però qualsiasi cosa si può. Ma si può anche, tipo, adesso potremmo vederci un video e commentarlo, volendo. O un porno, per esempio. No, perché siamo in orario, in orario protetto. No, un porno no, ok. Un porno soft. Quelli giapponesi con... Il mio primo video. Solo pixel. No, commentiamo qualcos'altro, dai. Non commentiamo il mio primo video di YouTube dove c'è la Darpina Dance, per favore, cioè, almeno questo. L'ho visto oggi, ho messo che mi piace, tra l'altro, il primo video su YouTube, sì. Quando ci vediamo, Enrico, devi ballare la Darpina Dance, tu. Vabbè, quando facciamo raduno, obbligo di fare la Darpina Dance. Obbligo, tutti devono ballare la Darpina Dance, pure tu, Kirwa, te lo dico. Chi? Te lo dico pure tu, ci vediamo e devi fare tattarattara con le manine. Che cosa? Ma che cos'è? È scammatissima la palpina. Attenzione. Che vergogna. Però non c'è l'audio. Che vergogna. Come vi vedrete fra 10 anni? E voilà. Che vergogna. Ma che vergogna. Guarda che saltelli. Guarda che carina. Ma non dove aspetta, sono uscito. Aspetta. Sei pronto? Aiuto. Il primario del CIM? Sì, c'è una ragazza. Sì, non ci sì, sentire, sì. E vi passo subito il contatto. No, guardate il primo video che ha fatto su YouTube e capite subito tutto come agire. Sì, sì, problemi mentali. Sì, ha ampio spettro, sì, assolutamente. Aspettate, chi è arrivato? Va bene. Attenzione, è arrivato il mitico Andre. Bella Andre. Come stai? Bella il mitico Andre. È buio. Tutto bello. Sei buio però, mitico Andre, accendi una luce che te vedo. Tu stai in Libano che è buio. È acceso. Non te vedo, guarda. Mettete una doccia, aspetta, fermi, ecco. Illumino io, fammi vedere. Ma vedo meno di prima. A posto, ma te vedo. Ah, maglietta da Juve, stai. Sto diventato come Bocelli, ragazzi. Ciao Matteo, ciao Conrad. Allora, comunque Giorgio dice che adesso quando fai roba con la fidanzata tua sembra un'operazione. E infatti dice sotto: con guanti e mascherina ci manca solo fare finta di essere in sala operatoria ed è fatta. Giorgio, potrebbe essere un giochino di ruolo molto divertente. Ma io mi sono sbagliato l'altro giorno. Sembrava che ci avessi le moffole, quelle per andare sulla neve, perché mi sono messi i preservativi alle mani e il guanto sul membro. Ci ho fatto un casino. Sì, ma ti prego. Senti cosa sta succedendo qui. Ma non si sente l'audio? Ma com'è? No, vabbè, l'audio l'ho tolto io. Ah, ok. Cioè, ma mi stai sfidando? Io ho tutti i capelli del mondo, Ma come c'è? Lui è apposta con noi, Ciao Giadina. Se clicchi due volte. Andre, che cosa ci racconti che non ci vediamo tipo da quando hai preso il Flixbus lì da... Da dove era? Ma poi è passato un anno, penso, i documenti. I capelli da Gesù. Sì, c'hai i capelli lunghi. Ha detto che c'hai i capelli da Gesù. È la quarantena, ma ho fatto i capelli lunghi, ora
il 18 vado a Tagliavia, no? Lunedì. Penso che il 18... Tu abiti, Andre? Dove abiti? A Lucca, in Toscana. Penso che la fila dal barbiere il 18 sta fino a Roma, da Lucca. Sì. Allora, gente che ha già preso appuntamenti, ragazzi. Forbici infuocate, cioè succederà di tutto. Vabbè. Allora ci vado. Forbici infuocate. Ma tu via a Roma che ti famo noi i capelli. Cioè, te li taglio io. Sta mano può essere vero o può essere più. Te li taglio io. Ci sto a fare fatto. Arrivo. A cap io ho tagliato io a distanza. Cioè con la forza del pensiero, no? Sono stata lì, ho fatto. Devo tagliare i capelli al cap, devo tagliare i capelli al cap. E la mattina si è svegliato così. Taglio perfetto. In realtà mi sono svegliato completamente glabro. Ma depilato durante la notte. Mi sono svegliato come Lino Banfi quando va a depilare il tizio. Ciro, la prossima volta che giochi pensi siano fighi. Tipo, possiamo portare uno. Poi obbligo verità, sì. Dobbiamo portare, ga? Perché io adesso devo sapere. Io devo sapere tutte le vostre. Cioè, tutte le vostre verità, per forza. Cioè, appunto, scribo lì io quelle cose là dove si può giocare in più. Ma anche nomi cose città. Sì, allora, innanzitutto, tu devi sapere che io quando gioco a nomi cose città, se ci metti. Che cazzo è il suo rumore? Chi è che sta a mangiarmi i crocco? Mi sa che sta a mangiare i Crick Croc. È un placement, se dico Crick Croc, è un placement, no, ok. Stavo a dire che se ci mettiamo pure i mestieri, io ve lo dico, mestieri con la P, io non li scrivo, perché se no me bannano. È antichissimo. Appunto, guarda, me bannano. È il podologo. È antichissimo, i piedi, si prendevano cura dei piedi già gli egizi. Cioè, ve lo dico. E... No, dai, ci stanno. Il pompiere, fisicamente. Allora, giusto. Adesso tutti quanti ragazzi, andateci su Gigal che dobbiamo rispondere seriamente alla domanda. Seriamente. Dove ci vedremo? Come ci vedremo? Fisicamente tra 10 anni. Fisicamente? Di corpo. Io ci ho avuto il tracollo. Io a 27 anni c'avevo i capelli lunghi fino a qua, tutti addominali. Pesavo 48 kg, mo c'ho 36 anni. E poi ti sei svegliato tutto sudato, però, ah, capo. Bella regata, ti ho fatta pure vedere la foto con i capelli lunghi. A 36 anni c'ho Avanza. Peso tra 79 e 81 kg a seconda di quanto defeco. Ho usato un tecnicismo, per non essere volgare. E ci vedo più, c'è i capelli mezzi bianchi. Vedo un cazzo da un metro, non vedo un cazzo da 10 metri. Bene, fra 10 anni, beh, vedendo i presupposti, non credo possa andare peggio. E chi va tu? Peggio così. Ho fatto lo stesso suo percorso praticamente io dai 15 ai 25, quindi a 35 mi vedrò. Spero come 15, cioè spero di fare 10 anni in un modo, 10 in un altro e poi si ricomincia da capo. Una sinusoide. Esatto. Riprendo a giocare a basket. Vai, Enrico, adesso tocca. Ho il classico cuoco che si vede all'interno dei ristoranti, quello col panzone, il doppio del petto, è pronto sempre a dire la sua su come si cucina una cosa, a cagare il cazzo. E a mangiare, appunto, a sedermi, non alzarmi mai, fare proprio quella classica mossa del... No, dai! Che sei la cosa, c'hai la cosa, non agite. Che no! Così, sì. Scusate la SMR, sembrava altro, però sì. La vogliera. Aspetta che no! Raga, che è ASMR, lo possono fare solo le belle donne, scusa, c'hai una cosa a mezzo di denti, mica poi sai che fai, capic, non lo puoi fare, capic. Il carnavacciolo della situazione. Esatto. Allora, Sara, c'è un mancamento, attenzione. Alpina. Come ti vedi, Enrico, non ti si sente. No, non ti sento. Fra 10 anni come ti vedi? Vedi bene, posta. Però senti niente. Adesso ti sento. Non ti sento più. Non lo sento. Ciò sta a fa apposta, sta a fa così. Vai, Andre, intanto occupa il... Vabbè, io fra 10 anni penso uguale come ora, via. Spero, dipende se mangio tanto. Ora mangio tanto ora. Troppo ottimista. Vabbè, però speriamo bene. Troppo ottimista?
Ma sei mutato, ecco perché non si sente. Disattiva quel microfono. Che sta facendo? No, oh. L'ho tolto, rimesso. L'ho scollegato, tolto, rimesso. Anche questo suona brutto. Però tocca a me. Sì. L'ho tolto e rimesso più volte. Tra l'altro, io ci metto esattamente allo stesso tempo che ho fatto questo momento. Esatto. È proprio calzante. No, Feliciani, non lo so come mi vedo. Io già adesso, quando faccio la doccia, non mi bagno i piedi con la pancia che ho preso in quarantena. Perché l'acqua fa il salto. E la però lei più in alto, io più in basso. È proprio fa il salto l'acqua. Ma 10 anni non lo so. Mi vedo più grasso. Pelato non più, sono già pelato. Fisicamente, visivamente, è bello quando lo shampoo dai capelli ti cade verso la pancia e poi vedi proprio... Vedi la... È bello! Sì, ma è bello dai capelli che cala, ma Enrico, lui si lava la testa a capelli di Daino. Sì, infatti ce l'ho detto in testa io, perché a me già da qua già i capelli non esistono. Poi siamo un parco acquatico, l'acqua va giù, dice, vroom, fa il salto e la vedi che fa... È un acquapark! È un acquapark, eh? Madonna! Beh, carino, carino, carino. Io ci tra 10 anni invece mi vedo tipo obesa, perché se continuo a mangiare come mangio ora, tra 10 anni sarò tipo... Ah, se ti cambia il metabolismo... Se mi cambia il metabolismo sto fottuta, quindi, prego, vabbè, prego il contrario. No, io lo sapevo da stare, se tra 10 anni si vede un giga che fa la dieta. Intero o a pezzi nel frigo? No, guarda! Intero o a pezzi? Un giga l'intero o a pezzi nel freezer? Metti il giga nel freezer, cioè c'era un film che era metti la nonna nel freezer. No, noi ci mettiamo il giga. Come fare il giga? Dove mettere il giga? E poi fai e lo concludi con la talpina dance con il coltello in mano. Mentre lo pensi giga tan sanguinata. Lo affetta sì, la talpina dance. Ha misto tra lo splatter e il cringe. Allora, mo arriva pure Brian. Ciao FHK, porca miseria, mo ricorderò mai. Se lo leggi veloce è FHK. FHK. Che è successo, Gigal? Una ragazza deve entrare. Deve entrare pure una ragazza, infatti. Oh. C'è qua? Oh. Ma dove c'è? Sono solo io. No, beata tra gli uomini. Sopra i 18 anni, uomini. Non fidanzata. Sarebbe il caso. Poi fate voi, eh. Ho capito, mo vuoi troppo. Ma vattene. Come vattene? Sta scherzando. FH. Dai, non può perdere, raga. Se può offendere quello che dico io, ragazzi, no, scusate. Scusate. Lo buttiamo fuori, se io offendetelo. In Italia dai, noi... un bacione, Cronal, con... Ti ride, si scherza, ma i romani non ti perdonano, né con le mani né con le parole. Non capisci un cazzo. Colpiscono, ti rincoglioniscono, torni a casa, c'hai i buffi in faccia e ti rincoglionito. Sangue dal naso, non hai capito niente. Vabbè, ho capito, certo. Qua per salutare comunque te prendi a parolacce, no, se vedo un amico mio, a stronzo! Stupido della mignotta! Cioè, è così. Capito? Qui te saluti anzi, così, non è che... Il romano che è bello, ti posso mandare anche le cose! Se vede se ridi, però non c'è bisogno della faccina! Mandare le faccine? Volevo mandare una banana, però vabbè, no, forse meglio no. Allora, come vi vedete tra 10 anni a livello familiare? Tra 10 anni? A livello familiare, quindi figli, matrimonio... mi sei scioccato Kirua, fermo che è rimasto un attimo scioccato Kirua. Come ci vediamo a livello... Sei bravo però a fare statua, chi? Eri immobile! Aspetta che se ne va cosa... Sei immobile, pare che sei bloccata la gamba. Un mannequin challenge, come funzionava una volta. Esatto. Fra 10 anni, a livello familiare, questa è benzina. No, 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 te dissoci, no, te dissoci. Ma, Allora, figli non penso, io ormai ho l'età dei datteri, quindi figli non più. Dei datteri, attenzione, chi è arrivato? Chi è arrivato? Attenzione! Attenzione, è arrivato Brian! Ryan! Ryan, Brian De Palma! Il pescatore di sogni è arrivato! Ma adesso me dovete capire, quello vende illusioni, quest'altro pesca sogni. Non mi cambio il nome pure io, mi metto il cercatore d'esorca. Aspetta, Giga, non ti sento, c'ho le cuffie. Che c'è? Vabbè, ma manca fa così, Sara, però, Perché mi dice sotto, poi dopo si arrabbia e mi fa... Ma quando non mi senti!
Madonna, manca a far così, oh. No, non, sei, non lo ce la faccio io, non ce la faccio. Brian, tu come ti vedi tra 10 anni? Di famiglia. Di famiglia. Lui già ce l'ha, la famiglia è l'unico. Già ce l'ha. Sia fisicamente che famiglia, lui due domani. Lui dopo. Tu tutto devi dire adesso, Fisicamente e famiglia. Vabbè, ormai la casa c'è, solo che adesso, vabbè, sto dai miei genitori, però la casa adesso c'è. Quindi il traguardo più grande l'abbiamo fatto. La figlia, Poi per il resto è ancora da vedere. Comunque, cioè, ho 20 anni. Ragazzi, è il più giovane e il più serio di tutti. Ragazzi, è il più giovane e il più serio. Cioè, fino a 2 minuti fa quello stava a tirare fuori le manette col pelo. Quest'altro. Le benzine ci diamo fuori, cose. Johnny Sins come se ci fosse domani. Quell'altro va a vedere il muro. Questo qua, ma gli tira da Juve, va per Filippo. Arriva lui. E arriva lui, mi fa sentire proprio. Cioè, c'è casa e figlia. Noi abbiamo 40 anni. Non è che le ciabatte mie. Io. Bravo. Brian, adesso ci dici fisicamente tra 10 anni come ti vedi? Donna. Fisicamente come sta adesso? Lui a 30 anni si vede paro paro così. Beato te, Brian. Ma beato te davvero. Beato te. Ma tu chiedi a noi, ma tu entro 10 anni, ma ce lo fai in fio? Io? Non lo so, non lo so. Ci devo pensare. Che non lo so. Ci devo pensare, non lo so. Ma che non è da pensare lì. Funziona in un'altra maniera, ti spiego. No, forse è meglio che non spiego, però funziona in un'altra maniera. Non spiegare, non c'è bisogno di spiegare, no, tranquillo, no. Oh, non mi permetto. Stai tranquillo, stai tranquillo. Non hai una per un fiore. Ci sono i bambini, ti prego. Cioè, complimenti a Giga, comunque. Ma pure a Sara. Sara, non so se fare complimenti. Complimenti a Gigal, ma pure a Sara. So. Socco. Che vabbè, vuoi? Sara, così. Chi insomma, devo spostare? Andrebbero fatte. Dico. Che devi spostare? Non so che te sta di Gigal, però qualcosa dovrai spostare. Insomma, spero non sia relativo all'argomento di cui stiamo parlando, però. Ecco, no, devo spostare qui la finestra del video. Del video. Basta, cappa, mi dissocio. C'è 133 giù, me l'hai scioccato, me l'hai. Ma perché, scusa, ma come... Fai adatta schermo e poi premi F11 che ti metta tutto schermo. C'hai capito, Gigal? Dovevo fare adatta schermo F11. Fai altino, allora, aspetta, ma F11 su quale schermo lo devo fare? Su quello dove hai whereby. Ok. E poi nella schermata di OBS, tasto destro sull'immagine, trasforma adatta allo schermo. Ah, vediamo che succede. Allora, Chrome. Super cazzo, l'avrò maturata come se fosse Antani. Aspetta, che per succede? Per me è questo. Che hai detto? Non lo sai, queste cose. Vabbè, pensavo che l'avevi fatto. Allora, adatta allo schermo o estendi allo schermo? Adatta. Adatta, ok, adattato. Perfetto. Un attimo, trovo una posizione. Adesso io di qua invece mi hai detto che devo fare. Ma noi siamo disadattati, quindi non so se si adatta allo schermo. F11, perfetto. E poi vedi che ci sono i tre pallini vicino alla rotella. Fatto. Fai anche hide toolbar. Clicca i tre pallini in alto a destra, okay. E fai hide toolbar. Eh sì, e mo dopo però non c'ho. Guarda che figata! Non mi è finito il medico, Andre. Andre, c'è una lineetta verticale lì, non ci sei più tu. Si è messo in pausa, si è messo arrivando, quello, sto cercando un po' il simbolismo, sai che cosa significa la linea verticale? Cosa significa? Tra l'altro, questo è un bidone della morte di Harry Potter. Ciao Lino. Bella Lino. Scusate, e poi così capito corona. Quando metti lo sfondo figo, lui ti toglie tutto, te lo adatta e bam. Ma è fighissimo, non lo sapevo. Kirua, tu queste cose ne sa una più della, c'è più dell'altra, capito? No, io non so io. Madonna. Gigal, visto che tu hai fatto la domanda a noi, no? Vieni qui vicino adesso e ci dici tu tra 10 anni come te vedi fisicamente e a livello familiare. Forza. Ragazzi, stiamo mettendo... io mi dissocio.
Ok, allora è meglio. No, fisicamente, io voglio sapere, io ho detto che tra 10 anni, secondo me, se mi cambia il metabolismo, sto fottuta. Io l'ho detto. Ma io più magro. A lui ha detto che tra 10 anni si vede più magro. Vabbè, perché... Vabbè, sì, dai, ma anche sicuro, bro, sicuramente ho perso i capelli. Anch'io perché sarò magro sicuro. No, io sarò magro sicuro. Sono morto da mesi ormai. Gigal si vede più magro sicuro, se mangia tutto Sara, grazie a caso si vede più magro. Ma qua che te sbagli, perché io mangio ma lui ingrassa al posto mio. Ai ai ai. È tipo ai, il ritratto di Dorian Gray. Esatto, capito, io mangio e lui ingrassa, è così che funziona. Allora, Gigal dice, la Juve avrà vinto la Champions tra 10 anni? No. Se fanno ripartire i campionati, sì. Se fanno ripartire i campionati. Sì, se non li fanno ripartire, può darsi che gli danno una. No, no, assolutamente no. Non mi intendo di calcio, non lo so. Ah, tu rispondi no, Giuseppe. Io non ci capisco niente, per me sono un sacco di tizi che corrono. Di base no. Di base no. Che è successo? Di base no. Ehi, Google, volume al 100%. No, 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 che mi sta alzando il mio. Ehi, Google, come si dice gatto nel carbone in tedesco? Katzen. Non l'ho sentito, ma mi dissocio, guarda. Forse è meglio. Gatto nel carbone, non è nulla, eh. Non hai sentito, Sara? No, 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 mi dissocio. Tedesco? No, 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 zitto, che parte? Che gli devi chiedere? No, perché poi se glielo chiedo, allora, c'è sta qua, dice qualche parola bannabile, cap. No, 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 è parlato tedesco, non è bannabile. Allora, non è bannabile. Va bene, Alexa, volume al 100%. No, no, 100% no, un po' più basso. 400%. Mo dice un po' più basso. E mo basso un po'. Allora, Alexa, come si dice gatto nel carbone in tedesco? È basso. Katze in Kohle. Ma capisci? Capisci? In Germania mai andare a cercare i gatti nel carbone. Mi dice sempre a Katze in der Kohle. Mai. Non ho parole. Non ho parole. E le lingue, bisogna essere poliglotti, sono importanti. Le lingue sono sempre importanti. Non è vero. Tornando allo scotch, sempre, sempre. Tornando allo scotch, le lingue sono sempre importanti. Se vuole, bisogna saperlo. Comunque, fra 10 anni io mi vedo con famiglia. Cristiana, il giornale. Famiglia Cristiana, giornale da sfogliare, okay. Magari capita a segarsi su Famiglia Cristiana, però allora, scelte. Famiglia, però. Ok, va bene, cap. A dopo, mi di questa cosa di 10 anni, Sara, ti racconto una lezione. Sento un mio amico texano che non sentivo dal 2009, da quando sono andato al suo matrimonio, l'ho sentito 2 mesi fa. Ho trovato la sua mail, ci siamo scritti, mi ha detto, ah sì, c'ho WhatsApp, così, colà. Mi ha detto, che hai fatto in questi 10 anni? Io ho fatto, beh, ho lavorato in aviazione, sono stato a vivere in Inghilterra, in Germania, in Lituania. Tu che hai fatto? Ah, io ho fatto questo, mi ha mandato una foto a 7 figli. 7? Figli. Da quant'è che non lo sentivi? Dal 2009. 7 figli in 10 anni. Mi sono fatto il conto, la moglie è stato più tempo che è stata gravida che quello che, che è stata normale. Cioè, è incredibile. Ragazzi, domandona, esisterà ancora Twitch tra 10 anni? Sì. Tra 10 anni avremo tutti da partner, Gigal. 10 anni ce vonno per pialla qua, partner, quindi... Beh, alla fine YouTube adesso ha fatto 12 anni ora, se non erro, dovrebbe essere nato nel 2008. Che te devo mandare? Quindi... Non so, 12 anni, io mi chiedevo cose. Dovrebbe essere nato nel 2008, quindi io almeno altri 5 anni glieli do, tenendo conto che Twitch dovrebbe essere nato, invece, se non erro, nel 2015, diamogli altri, sì, almeno nel 2030 ci arriva, 15 anni di sito sicuro. Sono. Sì. Wow, sì, dai. Io ho visto che hai delle carte dei Pokémon, Kirua. Sì, sì, no, ma ne nasceranno altri di sistemi. Anzi, secondo me la cosa migliore che potremmo fare, se tipo a breve ne nascerà uno,
e proprio dare il 100% di però l'altro che è nato adesso non è il massimo, non so se si può mixer, dire dici? Sì. Mixer, no, ma Mixer c'è già da tempo in realtà, sì. Cioè, è esploso tipo l'anno scorso, esploso ma perché c'è passato Ninja, esatto, però è esploso solo perché è passato Ninja, ma poi sì, però, è finito come, tutto no, ma paga malissimo rispetto a Twitch, eh. Mi piace come impostato. Proprio. Boh, io non ci ho capito niente. L'avevo scaricato per vederlo. Io adoro Twitch, raga, adoro Twitch. Twitch in confronto è un'altra cosa. Ho anche parlato con un ragazzo che ha fatto le live su Facebook Gaming. Ho provato a fare live su YouTube. Mixer in realtà non l'ho mai provato. Però, se non erro, due miei amici ci hanno provato. Comunque, io tra i tre che conosco, cioè Facebook, YouTube e Twitch. Twitch al 100%. Sì, vabbè. No, Twitch. Beh, Twitch è quel fatto gaming e per fatto tutto è molto meglio. Sì. È più... Io proverei a passare su, per esempio, su Pornhub Live. Ma... secondo me è... Vabbè, ma come lì è una piattaforma. Lì è un attimo. Secondo me lì è il massimo. Lì fai un attimo, prende la partner. Lì ne prendi sbagliate. Prende la partner così, prende. Ne prendi tante le partner. Come le prendi? Come le prendi? Un po' come vuoi, insomma. È come donano. Lì donano. Oddio. Scusate. Sapete, ragazzi, sono stato chiamato per abbassare i toni, quindi... Che avrà fatto più figli dei partecipanti tra 10 anni? Esatto. Io neanche uno, raga. Brian. Già sta uno. Brian ha già vinto. Brian ha già vinto, è quello più giovane, quindi... Brian e Andre, penso, per l'età. No, sì. Peppe, non so se si chiama fuori o... Cosa? No, io non voglio figli, raga, ma mai. Proprio lui se ne sta chiamando proprio fuori, cioè... Sì, io proprio sono fuori da questo discorso. Io due. Tange, minimamente. Tu due ne vuoi? Io sì, due. Stabilisco, basta. Esco dall'Italia e forse un altro ci sta. Forse però, cioè è bellissimo il forse con la manina. Attuale scappa in Messico e lì va proprio. Io il cap direi di no perché ormai non troviamo la calma in cazzo, a me mi dire ancora, zio. No, io la ragazza che sto frequentando c'ha, penso, c'ha 26 anni, l'età, insomma, ci sta ancora dentro, quindi ci sta. Vediamo di ingravidarla. Magari non subito, visto che l'hai vista solo quando l'hai portata là. Non vorrei che ho fatto il giardano, però... Poi io dico, non c'ho figli, per quello che so. Poi, che ne so, insomma, Giga lo sa la vita dell'assistente di volo com'è, che ne sai? Alla ricerca dei mini cap in giro. Dei mini cap. Un giorno arriverà uno e ti fa, papà, ciao! Un esercito, sei bello. Mamma tutti mia. Biondini con gli occhi azzurri, volgarissimi, capito? mio figlio. Solo con tratti, c'è il tratto italiano, il tratto asiatico, il tratto tedesco, però sono tutti uguali. Tutti uguali, capito? Tutti cinese biondo con l'occhio a mandorla, però assolutamente. Ah, no. Comunque, l'ultima volta che ho visto in video 5 uomini e una donna, non era proprio così il video che ho visto. Era un altro video. No, io anche distanziamento. E se arriva dovrebbe arrivare pure il sesto di uomo. Vai proprio se arriva, una femmina c'ha la mano. Ok, è colpa mia, no, qui possono entrare ma non ci stanno. Fatto tutto meglio la vita, attenzione, aspettate, Gigalo ci sta a porre, meglio la vita da singolo o da impegnati? Dipende dai punti di vista. Non posso rispondere. Da impegnati. Kirua si dissocia in questo momento. Dipende dal momento e da come cosa si può andare. Dipende. Non c'è, quindi. Cioè non c'è l'assolutezza. Manco la mia e su Twitch ci sta una volta ogni tanto, quindi posso dire quello che mi pare. Stavo controllando più quella se in chat c'era o no. Oh, ma mi sbaglio, è passata la compagna di Brian dietro a Enrico. Sì. Che è successo? No, che dietro a Enrico, dietro a Brian è passata. Ma... Boh, vabbè, ancora un attimo. E non è che stiamo tutti in alto in stanza. Guarda come dei giri sono gatti nel carbone, ovvio. Come funziona così, come dei giri sono gatti nel carbone, non glielo posso fare io. Ha detto, no, scusa.
Subito. Ah, Gigal chiede direttamente al mitico Andre. Ti vede troppo silenzioso, evidentemente, Andre. Sei di nuovo fidanzato o ancora single? Single. E con questa voce te l'ha chiesto Gigal, eh? Single. Ancora single? No, single. Esattamente dopo single, ho sentito anche un... Sì, pensavo fosse un problema delle cuffie, invece no, era sarebbe... No, no, single. Mi sono lasciato a settembre da una relazione di 2 anni e mezzo. Quindi respiri. Lo fanno. Ci sta. Sì. Ah, ti saluta, Andre, ti saluta, eh. Aia. Capo, prima o poi vedrà qualcuno te venerà in diretta, cioè, te lo dico. Ragazzi, io sono politically incorrect, totally. Cioè, io te lo dico, prima o poi qualcuno verrà e te venerà. Brian Calcola sta a Roma, quindi è quello più vicino, secondo me. Ma magari se riusciamo a rivedere, cazzo, allora. Magari. Una cosa bella. Non te sento. Allora, se potessi scegliere, vivere fino a 100 anni in salute o da miliardario da domani senza sapere quando morirai? Miliardario senza sapere quando morirei. No, 100 anni in salute con la possibilità di attivare il cervello e poterci diventare. Ma tu da miliardario puoi resistere? Se è proprio 100 anni in salute morto di fame, no, manco per cazzo. Però andiamo in una serata. Tu a 100 anni ci puoi anche una serata? Miliardario. Patti Soros. E che è? È quello che ha fatto Giga. Adesso praticamente c'è questa leggenda metropolitana che parla di questo Soros, magnate degli USA, che ti potrà permettere di fare qualsiasi cosa con una sfortuna. Ad esempio, come ha detto Gical, cioè 100 anni in salute, quindi vivi tanto e stai bene, oppure sei miliardario, quindi top fortuna, però non sai quando muori. E tu devi porre queste cose, tipo preferiresti, non so, avere le gambe sempre funzionanti ma sapere che non potrai mai vivere in più di un appartamento, oppure vivere in una villa con piscina ma in qualche tempo uno arriverà con una mazza e ti romperà le ginocchia. No, è cosa brutta. Preferisco l'appartamento. Mi permetto di tradurlo in romano per Sara. Devi scegliere, devi fare delle scelte, tipo meglio il culo gelato o un gelato al culo. E devi scegliere, capito? È meglio il culo gelato. Meglio un culo che alla un pazzo e una panza che alla un culo, capisci? È questo, fondamentalmente è questo. Per quello che ha detto Michael, essendo che già non so quando morirò, e per me anche domani potrebbe essere casuale, cioè non si sa mai. Aspetta, io cerco una cosa in tasca. Sono pure povero. Ti stai a grattare, lo so, io te sto a grattare. Sto cercando una cosa in tasca che ho appena trovato. Stavo cercando una cosa in tasca, eccola, che ho appena trovato. No! Questa è quella cos'è? È l'alcol. No, quella è la benzina. No. Essendo un miliardario, ti puoi automaticamente, tra virgolette, garantire un po' di immunità. Ma sulla salute non tutta, però. Io ti rispondo, Gigal. Miliardario alla domani senza sapere quando morirò. Perché alla fine. Chiedetelo a Stefano Lavori. No, perché comunque se ti viene qualcosa che diciamo, è incurabile, tra virgolette, i soldi sono cavoli. Non so, secondo me si risolvono molte cose. Sei miliardario, domani stai bene, te lo assicuro. Infatti, secondo me, più quella. Io recito nuovamente Steve Jobs, andategli a dire, i soldi ce l'aveva, vabbè. Vabbè, che vuol dire, però comunque sia, tanto anche adesso non sai quando morirai, cioè può essere pure che... Esatto, prendo un'altra cosa in tasca, io ho visto il discorso. No, però stavolta provo a prenderla con due mani, scusate. Okay. Trovata. Enrico ti saluta. L'hai trovata? Sì, ragazzi dalla chat, tiratene fuori altri. Sì, dai, tirate fuori. Che dobbiamo tirare fuori? No, altre cose. Subito. Ragazzi della chat. Ragazzi della chat. Della chat. Soros, un giro e via. Non qui. Tirate fuori. Oddio no, mio. Un po' di roba in realtà. Cioè, divertente. Tipo. Andiamo così, dai, ve ne sparo uno io a caso. Poi ne potete inventare anche voi. Allora, preferireste non fare fatica e ottenere la partner subito, ma
più di così i vostri spettatori, le vostre entrate non possono crescere su Twitch? Oppure preferireste continuare un percorso con le entrate che aumentano? Cioè, tutto si blocca così, ma avete la partner. Però tutto quello che avete esterno dalla partner, quindi collaborazioni con aziende, marchi, eccetera, può accadere. Però Twitch non migliora. Se avete 70 spettatori, 70 rimangono, punto e basta. Oppure fate il vostro percorso. Aspetta, non devo firmare i 70 spettatori. No, io dico percorso. Io percorso. Percorso. Io percorso. Perché è meglio vedere crescere il giorno per mese. Io dico 100 anni in da salute. Da più soddisfazione. Da più soddisfazione fa un percorso, raga. I 70 aspetti avremo. Cap. No, perché c'ho il lag, capito? C'ho il lag, quindi sono rimasta la domanda prima. Io 10 anni mi vedo. Mi chiedono, no, preferireste morire a 50 anni o vivere in eterno? Chiedono? Com'è? Chiedono? Preferireste morire a 50 anni o vivere in eterno? Io 50 anni no, perché dopo domani praticamente, quindi in eterno. Sarei già morto, quindi in eterno. In eterno, ovviamente. Perché alcuni che vita confondono la cosa, cioè bisogna dipende mettere che vita 50 anni e che vita in eterno. Esatto, però c'ha ragione. Bisogna mettere una fortuna e una sfortuna. Ma tanto cioè io ho una vita bellissima, 50 anni. O riesco 50 anni. Esatto, perché se effettivamente se devi vivere in eterno, insomma, ma devi fare una vita di me. Giuseppe, le variabili devono essere multiple, nel senso, allora, non può essere una cosa positiva e una negativa, scegli sempre quella positiva. Esatto. Deve essere una variabile multiple. Ci deve essere una fortuna e una sfortuna, cioè tipo preferisci vivere fino a 50 anni e potrai mangiare tutto quello che vuoi senza ingrassare, oppure vivi in eterno, però ogni cosa che mangi, persino l'insalata, potrai farti ingrassare. Cioè questa è già una roba, dici, io forse mi fermerei a 50, ma mangio come un dannato. Però anche in eterno è brutto, perché vedresti morire i tuoi figli, i tuoi... Ma... No, allora dipende. In eterno, allora, se devi fare una bella vita, in eterno è bello comunque, ma se devi fare una vita di merda, no. Non hai più problemi, tu ti blocchi esattamente come sei, vedi il futuro così come viene, vedi proprio progredire l'umanità e tu potrai avanza. Dire... No, senza panza, però. Poi puoi vivere in eterno, ovviamente puoi andare a sputare addosso. Allora va bene, perfetto. No, Giuseppe, allora, 50 onnivoro o un'eternità? Vegana è un'eternità vegana. Non ho capito, aspetta, che hai detto? Io ho detto 50 anni come onnivoro o un'eternità vegana. Io sono sicuro che arriveremo a breve, proprio io ti dirò 10-20 anni massimo, dove noi mangeremo veramente in capsule e ogni cosa avrà il sapore che noi vogliamo. Già i giapponesi hanno le cose liofilizzate, tipo Matrix, che mangiavano quella roba. Esatto, a me non mi interessa. Io sono sicuro che tra anche solo 5 anni avremo sicuramente qualcosa che non è carne e saprà di carne. Quindi a me non interessa mangiare effettivamente la carne. Quindi... Fa la schiuma, ma non è sapone. La borra. Ma come? Potrei la borra. Ma mi piacerebbe avere queste capsule. Ciao, Lavo. I due ma cibi che vorresti mangiare le capsule non facciano i supposti, ragazzi. Non so cazzi, Per mangiare la carbonara. non è proprio un massimo, insomma. Allora Giga l'ha detto. I tre cibi che vorresti mangiare ogni giorno senza ingrassare. Io inizio con carbonara. Vai. Carbonara. Hamburger con patatine. No, sono due cibi, vale hamburger e patatine. Vabbè, allora, l'hamburger con tutte le salse, le cose così. Il panino proprio. Quindi il panino proprio. E poi l'altra cosa, aspetta, non ce l'ho in mente l'ultima. Oddio, c'era una cosa buonissima. Buona. E il riso, quello piccante, che non mi ricordo come si chiama. Ma riso, fa cazzo, Sara. No, quello là di Seul, sì. C'era di dentro di tutto, quindi sì, non mi ricordo come si chiama, però. Io ce n'ho. Vai. Vai, lasagne, Andre. Lasagna, carbonara e pizza. Lasagna, carbonara e pizza. Sì, appoggio carbonara, ci aggiungo supplì. I supplì, okay. Classico, non l'arancino, il supplì romano. E... Aspetta. E... No, basta, ma contento. Carbonara e supplì. Yeah, i cannelloni, via. I cannelloni. Buonissimo. Ho capito, devo mangiare 80, non ti fanno niente. Io mi mangio 80 arancini e sono grossi. Ho capito, Brian, pesi 1,8 kg, sei 6,33 m come i carnetto che ci vedi mostri.
Ma non puoi ingrassare. Io Brian ho visto dal vivo, ragazzi, è Nairone. Capirai, se per te è alto così, o vedo io che devo fare, sto così proprio. Allora, io sicuramente sceglierei la pizza e poi me ne tengo due per quando magari trovo dei cibi che dico, mio Dio, di questo non ne posso fare a meno. Però la pizza sicuro, perché comunque la pizza è una di quelle cose che poi ti lievita, sai. Però le lasagne anche, adesso ho detto lasagne. Vabbè, ma le lasagne non è... Tu pensaci, quante volte all'anno mangi le lasagne e quante volte mangi la pizza? Cioè, no, è vero, è vero. È complicato, però io potessi le lasagne tutti i giorni, ma c'è da... Ah, tu comunque mangi. Io no, io ad esempio no, una cosa che tipo, ecco, ad esempio d'estate ci sono quei tre mesi dove comunque la pizzata magari te la fai, magari fai anche il giro pizza, però non ti fai la pasta al forno perché fa caldo. Sì, sì, sì. Per almeno 3 o 4 mesi l'anno già questa cosa ti esclude un pezzo. Sì. Mentre invece se tu provi a pensare nella fattualità delle cose, quindi posso mangiare tanto, però è anche questo da capire, cioè mangio e non mi sazio oppure mi sazio? Perché se mi sazio è diverso, se non mi sazio io vado sempre ai giro pizza e mi faccio l'incontro. Cioè proprio a pizza non stop gli fai chiude perché... Esatto, perché ci posso aggiungere la birra, anche se è una bevanda. Sì, comunque... Vai, puoi aggiungerla. Proprio a tirarsela addosso io proprio, capito? Io appunto direi pizza, sushi e probabilmente gelato in generale, non lo so, perché comunque il dolce... Non cioè, il calippo, Giuseppe! Sta a fa la colla! Calippo e birra! Ah, ossia! Allora, c'è una citazione più trash del web. Non lo so, Peppi! Di una delle due. Cioè, tramite community c'è la cugina che è una di quelle due che è nel gruppo Telegram. Sì, di Calippo e birra, quelle sono di qua vicino, di quella con i denti un po'. Stanno qua dietro. No, i denti quindi... mischiati, messi, sì, sì. Di Stefano anche era bello. Chi? Ha fatto una domanda a Stefano Matteotti. Ah, preferisci avere sempre tutte le notti incubi oppure vedere fantasmi da sveglio? Lo sai che forse i fantasmi da sveglio? Forse però, perché mo te spiego, allora perché gli incubi tutte le notti dormi male, una merda proprio, quindi ti svegli che ti rode, cioè io personalmente... Invece vivi con l'ansia! No, però scusami, no, perché ragiona però, al fantasma che lo vedi... Ci sono studi e tecniche per controllare il sonno, quindi tecnicamente io preferirei mostri e incubi e li combatti alla Dragon Ball. Anch'io. Però scusami, però se ragioni, incubi, no? Quindi. I fantasmi, nella realtà tu non puoi fare niente. Ma i fantasmi da sveglio potresti abituarti pure, cioè tipo amico immaginario, capito? No, no, però voglio vedere che ti gira Mirtilla malcontenta in giro magari casa, uno sì, no, sì. Cioè, una è come Mirtilla malcontenta, sì, beh, certo, avere magari il fantasma di Sasha Grey di fianco non fa certo schifo, però se no, poi... no, se qual è il brutto dipende dal fantasma. Vi spiego proprio a livello tecnico meccanico, non entra il... no, tu fantasma di Sasha Grey tu provi vabbè, ma anche quello che ti direziona, però ci provi, capito, adesso l'aria fresca sul collo, queste cose qua. Sul colon, sì, più che altro. Sì, colon, sì, sì, sì. D'accordo. Fantasma di Sasha Grey. Però così stiamo augurando la morte a Sasha Grey? No. È meno volgare lei su Twitch di hai visto, è vero? Sì, sì. Incredibile. Ma poi gioca pure a dei giochi fighi. No, ma poi è una ragazza profonda. Vabbè, è bellissimo perché come merchandise c'è la sua foto, così, eh. Tipo Love, ma la O non c'è, la sua bocca aperta. Beh, tutte le magliette così. Tra 10 anni, quale abitudine avremo sicuramente perso o cambiato del tutto? Ah, io ho perso quella di pettinarmi 10 anni fa, quindi un'abitudine l'ho già persa. Beh, però devi lucidare la pelata adesso. sul panno. Tra 10 anni credo quella del corteggiamento si perderà, nel senso tutto ormai sta passando via social, ormai pene di fuori is the new mazzo di fiori, quindi ma no, sì, lo dico, ho detto pene, bravo. Ho detto pene, no,
quella del corteggiamento, che è la, una delle parti più belle di quello che può essere il rapporto con una donna, nel nostro caso, con un uomo nel caso di Sara. Quindi e si perderà, secondo me, sta cosa, si perderà il contatto umano di queste cose. Però secondo me si sposterà sul social, è diverso come contatto, esatto, però sul social c'è lo stesso il corteggiamento, perché tanto per me è completamente asensoriale, ecco, una chiacchierata con voi la preferirei con 14 litri di birra seduti a un bar. Secondo me dipende pure dall'altra persona. Una cosa che magari addirittura potremmo rischiare di perdere proprio in questo anno, ecco, il fatto di queste conference call, facciamo una call, ci vediamo su Discord. Mi ha chiesto chissà quante persone, oh, usciamo, ma perché invece non ci facciamo una chiamata Discord? Chissà quante. Sì, quella sono io, perché così. Proprio da serie pigrizia portami via, sì, mangiamo una carbonara insieme, capito? Proprio così. Chissà. Però sì, sì. Che è quello che faccio da 36 anni, però... Ma perché noi siamo avanti, cazzo? No, siamo dei precursori, no? Quello che dico è proprio il brutto, no? Delle prime... Sti ragazzi, 15 anni, 16 anni, il primo bacio, la prima... chiavatina. Pensa, cioè, come fanno, vanno così... Vabbè, in cam. Basta vedere veramente adesso la gente che arriva su Twitch, cioè... Ti scrivono certe cose... Guardate, io ho delle persone che... mi fanno incazzare perché entrano nel gruppo Telegram e scrivono in privato alle ragazze tipo quanti anni hai, cioè raga, non avete capito, non è un posto dove conoscere ragazze qua, c'è gente che magari lavora e tutte queste cose qua, quindi se già c'è questa mentalità, tu figurati tra qualche anno quando basta vedere una bella ragazza sui social, tu ormai dici tu di tutto, la gente dice tutto, insulta, fa un fuori di testa sti ragazzi. Mica solo quello che ha detto prima Cap, da una parte è vero, ecco. No, ma infatti diciamo che ci stanno alcuni uomini che provano, ecco, a conquistare in quel modo. Esatto. Guarda che bel tramonto, guarda che bella sta palazzina, mo guarda. L'altra volta mi è capitata una cosa del genere, sai, volevo fa volevo andare su Google, trovare la foto di un altro, mannagliela Dio, è più grosso il mio. Cioè, volevo fare così, ma non l'ho fatto. No, ma vivere nella vostra mentalità sarebbe assurdo, pensare a quante persone si espongono un attimino per fare una live e quanti cazzi gli arrivino veramente in chat. È una cosa assurda. Appena apre la chat, pam, si vede questo coso qua. Ragazzi, un giorno andiamo tutti insieme così su Omegle, sai che succede? Omegle, sì, la chat randomica. Il panico, le cose così. Capito. Ciao Luca. Ciao Cap, ciao Talpa, ciao Andre, ciao Harry, ciao Giru, e ti sei dimenticato Brian. Ma ha salutato Brian, Luca. Che giustamente commenta in francese Brian e dice "a stronzo". Brian è e ciao Brian ti ha chiamato. Ma gli rispondo. Brian ti ha chiamato, Brian. E poi vedi anche tra 10 anni, pensi che farai ancora live, chiede Stefano. Tra 10 anni farai ancora live tuo figlio tra 10 anni? A 10 anni? E beh, spero di farlo, dai, un paio d'anni. Io spero di sì, raga, sinceramente. Ma mi diverte. Se mi diverte, perché no? Anche perché, a parte tu, Sara, a 10 anni, c'è l'età mia, quindi se le faccio io adesso, non vedo se non puoi fare tu. Io innanzitutto mi sono fermata a 18 anni, quelli sono gli ultimi che ho festeggiato, e quindi giusto, io ancora ne ho 18, perché non ho festeggiato quelli dopo. Giusto. No, esatto. Però, penso di sì, se funziona ancora tutto, sì. Sì, non lo io so. Io una volta l'ho regalato una sala. Tra 10 anni, spero che le live siano diventate il secondario, nel senso, tramite le live vorrei arrivare a qualcosa... E poi le live rimangono il mio, sai, la mia fonte principale dove intrattengo, però diventa più un intrattenere perché magari le entrate derivano da collaborazioni con aziende, come fanno adesso gli YouTuber. Sì, ci sta. Sì, dai, tra 10 anni... Io dovremmo farcelo un appunto adesso, tipo capsula del tempo, e sì, tra 10 anni, sì. Mica ricordarci tutti noi...
che anche se tipo litighiamo non ci troviamo più, dici minchia cazzo, devo andare a prendere ste 5 persone. Oh, adesso guarda, vieni, guarda che qui hanno detto sti stronzi, guarda che hanno detto sti stronzi, esatto. Le femmine si ricordano, quindi Sara potrebbe farlo fra 10 anni. Sì, sì, no, ma tanto questo viene salvato e messo su YouTube, voglia rimanere lì a vita, quindi mettiamo una cosa su Google Calendar e non cambiamo mai l'account di Google. Tra 10 anni lui comunque ci avvisa, sarebbe... Ah vabbè, ma tanto io mi dimentico di cambiarlo. Io già mi immagino tra 10 anni mi ricorderà, farà... Tanto io mi dimentico. Cazzo! Ciao, R Forever! È un botto che non passi, ha fame! Ma non posso fare altro! Qui mancherebbe anche il moderatore Dade, mancherebbe. Manca. Quanto è che non lo vedo Dade? Questo posso... arriva, entra e comincia a dire: ve banno tutti, tu bannato, tu bannato. Manco al pomeriggio che ogni tanto passo, un botto che non lo vedo. Sta impegnatissimo col lavoro e non... ogni tanto passa, si spamma un po' così a caso. La ricchezza fa quello. Dade. Gente che sta bene, fattura. Prossima volta devi entrare. Fattura, certo. Ciao Sbori, attenzione, tutto bene? Ciao, come? Sborino si chiama. Con la Y, però, con la Y. Sboraino. Ciao Sboraino. Spyro. Come Spyro, Sboraino. Ciao Zoi. Ciao Talpi, ti voglio una talpa bene. Sono Gesbo. È che ho capito se cambi nome, però mica è colpa mia. Sono Gesbo. Sono Gesbori. Così, ti ho sempre chiamato così. Infatti, in realtà, Sborode. Online trovi molte di quelle domande che il preferiresti, se le cerchi ne fate un po'. Poi ragazzi, non vi preoccupate che poi dopo io cerco tutto, mi metto lì, la prossima volta dobbiamo organizzare mega partitona qualcosa. Tipo Wii U press the button, che carino. Esatto. E vabbè, io quasi quasi adesso interrompo qui e entro su GTA. Bravi, andate a farvi scampagnata. Scampagnata, andiamo sulla spiaggia, se non mi rapiscono pure oggi. T'hanno rapito. M'hanno rapito, m'hanno pure dato fuoco ieri sera. Lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere. Vicino alla macchina del fidanzato finto m'hanno dato fuoco. M'hanno detto balla là. A mafia, m'ha detto vai là, va là. Devo salutare il capo della marina mentre faceva la foto. Mafia russa. Vai. Aspetta. Quello intendeva, infatti, Zoe Gesbo. La prossima volta vengo anche io da Alpian Friends. Va bene, Luca. Ma è così, raga. Alpian Friends. No, io veramente volevo chiamarla live, non è la talpa. Perché tanto più o meno la luce è quella. Però al lavoro per la nuova sigla. Talpa Radurzo. La talpa Radurzo. Col la cuore. La sigla per forza ci vuole. Sì. Madonna. La sigla cantata da Gigal. Vogliamo. Tra l'altro, la sigla del Talpina durante il giorno continuo a cantarla in testa. Non so se sono solo io. No, ma ogni tanto ti entrano quelle di Gigal in testa. No, per mesi, ma adesso la sigla proprio iniziale. L'altro giorno tutto il tempo al lavoro ma la cantavo in testa. Io dicevo già, sono azzeccate. Ci stanno me un la po'. Devo segnare la tappa. Perché ragazzi, Gigal fa parte di tutta quella manovra che è la manovra del New World Order, del controllo mentale delle persone. Infatti lui Gigi è massone. Gigi è massone, ragazzi. Gigi Madonna. È massone. Sta... Piano piano ci controlla. Infatti, guarda il nome, c'ha il 999. Ma se tu lo prendi 999, certo. Cioè, il suo grado all'interno della massoneria. Lui è 999. Tu vedi, capisci subito. Sì. È così. Ma dov'è quell'altro che ha lasciato il microfono così? Boh, c'è il microfono così, ha lasciato. È sparito. Ma è andato. Capo, che c'hai avuto un attacco di colite? Non stai. Dietro, cos'è, un poster che c'ha la mascherina? Quello là.
Ma che ne so, sì, c'è tipo il poster con la mascherina. La mappa sotto è una tipa dietro la sedia. La mappa di schiena, la tipa è accanto alla tipa, c'è un tizio col cappello con la mascherina. È vero, è vero. È vero. Allora vado un po', spostate un attimo che stiamo a guardare una cosa, campo. Il cartonato che c'è da dietro. Stavo a guardare il poster tuo. Il poster dietro di Jumanji. Ma appetito, hai messo The Rock alla mascherina. No, l'ho messa Jack Black. Perché sono stato al concerto di Tenacious D a Milano il 19 febbraio, quindi stava a rischio contagio, gli ho messo la mascherina. Ah, giusto. Che te mangi, Gap? Che figata. C'era tra l'altro Romazzi che te sta mangiando? Con... È prosciutto. Che te sei mangiato? La frittata, i pomodori. Vado. Prosciutto, no, frittata e pomodori. Io c'ho un'età, io se non mangio a quest'ora poi macello, c'ho la colite, oh. Punto, io pensavo che te l'ha preso un attacco di merda. Se mangi dopo un certo orario non digerisco. Beati voi, io ultimamente ce l'ho mezzanotte. Se digerisco a novembre. Ah, poi fai gli incubi come la domanda di prima. Gli incubi, e vedi i fantasmi. No, i fantasmi li faccio vedere all'arte, al bagno però. Andre, ma tu ancora continui a streamare? Ogni tanto? C'è la connessione che va, a volte non va, a volte va, a volte non va. Ma sei in un paesello piccolo? No, sto a Capannoli, che sarebbe uno dei il comune più grande di tutta la Toscana, sarebbe, allora, in provincia di Lucca, però... E sto che fa quanti abitanti? Da... Aspetta, un po' ti ci guardo, aspetta. Adesso mi conto, quanti abitanti fa Capannoli? Lo si affaccia uno. No, Capannoli, Capannoli è in provincia... La popolazione di Capannoli era di 6.346 persone. 6.000 persone stanno a via di casa mia. No, ma è vero, no, il comune è grande, aspetta. È comune, sono tutte ammassate da qualche parte. Assembramento, non si può fare assembramento. Luca, stai rischiando il ban permanente per le parolacce che stai dicendo in chat, te lo dico subito. Cos'è? Luca sta per ricevere il ban permanente, ve lo dico. Carbonara con la pancia. Cioè, no, no, cioè, questo è proprio da ban diretto, senza possibilità di riscatto. La mangerei con la pancia. Sì, ma non me la puoi chiamare carbonara. La mangerei anch'io, questa è benzina, io mi do fuoco. No, io la mangerei, in effetti. Però se te la chiamano carbonara e poi te la portano così, cioè io al ristorante prendo il piatto e te la tiro proprio magnatate. E poi te lo dico, sai chi se la mangia con la panna? Chi? I tedeschi. Eh sì, è vero, inglesi. Però aspettate un attimo, Lino dalla Svizzera quando è venuto e si è mangiata la carbonara non è gli ha fatto un po' tanto schifo senza panna, piagne, si era quasi commosso. Sicuramente è piaciuto, però io con la panna. Lino. Mi sarei ascolti con la panna. A me non viene a trovare, no, ma grazie. Grazie. Solo a te non ti viene a trovare. Mi viene a trovare, bravo, non bravo. Ti viene a trovare. Sei in albergo da me, mi hanno chiesto pure la salsa con la panna. A parte, Madonna, c'è la carbonara più un'altra cosa. E lui è menato, c'è ancora ci fate venire. Pensano che sia una salsa. No, ma anni fa in campeggio ho avuto i tedeschi di fianco. Si sono fatti la pasta senza scolare gli spaghetti, l'hanno messa nei piatti e come bibita avevano il cappuccino. Ma no, ah, sì, quello è ovvio. Che paura, raga, che paura. Loro hanno fatto la pasta nella pentola, poi senza scolarla l'ha messa nei piatti, poi la tazza di cappuccino a testa davanti. Sono sicuro che se tu vai in un posto a caso fuori dall'Italia e apri un ristorante farai successo a prescindere. Puoi essere vicino ad altri ristoranti italiani, ma non importa, perché tanto la gente non sa mangiare fuori dal ristorante. Non sanno più mangiare. Anche una volta ho fatto l'aiuto cuoco nel ristorante per 4-5 mesi. Cioè, non so, i tedeschi chiedevano la carbonara, però volevano sempre la panna, ogni 3x2 panna. Vedi? Sì, capisci perché non hanno vinto la guerra? La panna c'è. Raga, io mi sto per sentire male, calcolate questi discorsi. Purtroppo, mi sta prendendo un attacco di... Sono sensibile, raga, a questi discorsi. Madonna, purtroppo no. Sento un dolore qua, potete capire. L'altro giorno è venuta un'amica della mia ragazza a casa, due o tre giorni fa, e lei è intollerante a tutti i latticini, no? Quindi gli faccio: Laura, cosa preparo per stasera? E lei mi fa: ma fai la carbonara che viene già là. Ah, ok, io mi dico, però ricordati di non mettere il formaggio. Io mi sono girato cazzo di carbonara è? Due padelle in una. Cioè, non ho capito, voleva pasta uovo e guanciale. Uovo e la pancetta. Che pancetta? La frittata. La pancetta. Pancetta. Sì, raga, il guanciale non è che lo trovi così come niente sotto la quarantena. C'hai un attimo quello che c'hai.
ti aggiusti così. Ma ti perdono solo per questo, Kirua. Ti perdono solo per questo, perché lo so che te cucini bene di solito. Lo sa, sono fatto 6 anni tra pizzeria e cucina, quindi non sgarro niente. Solo per questo te sto perdonando, calcola. Non sgarra niente. L'unica cosa che ho fatto, lo devo ammettere, è la pizza con l'ananas, ma per curiosità. Dovevo capire se era davvero. No, mi dissocio sempre. Mi dissocio da tutto quello che sta dicendo. La devi provare. Fa schifo, non fa schifo. Ti do una cosa. A me non è piaciuta, ma se ci pensate, ha senso per una cosa. Tu paghi la pizza margherita 4 euro, con l'aggiunta dell'ananas diventa 5, ok? Ma se tu prendi una margherita e l'ananas a parte, spendi 7-8 euro. Sì, ma non ha senso, che fai? L'ananas la metti via, tanto comunque fresca, mettono sopra e ti fai pizza. Vabbè, ma che vuol dire? Allora fammi la margherita col caffè, così non pago il caffè, dai. Non sono d'accordo, Giuseppe. Io sono fatto di... No, però secondo me non fa così schifo, capito? Io sono d'accordo. Io la troverei anche... Non mi è piaciuta sinceramente, però ci sta che qualcuno piaccia. No, io ho sentito non l'ho provato, penso che lui... Ha detto che non l'ho provato, ma giusto per dire l'ho provato, non so sti casi. Ripeto, io lavoravo in una pizzeria, quindi neanche l'ho pagata, però... Allora, c'è Enea che ha scritto, ho sentito pizza con l'ananas e il video mi dice che è stato annullato. Giga ha clippato pizza e caffè. Ci sono più clip dei cazzate mie nel mondo che... Cioè, è una cosa allucinante, capo. Io penso che c'ho più clip tue che mie nel canale mio, ti dico che questo. Che stronzate che dico. Lo faccio. Io faccio... E tu giochi a GTA con Sara, no? No. No, lui no. Io gioco a GTA nella vita reale. Lui giocavamo tanto a Fortnite. No, sì, quello che gioca GTA con me doveva venire, ma non viene, infame. Il mix più schifoso di cibi... Che vi è piaciuto? Facciamo compagnia a Fortnite. Regà, guardavamo gli altri giocare. Guardavamo gli altri. Il mix più schifoso di cibi che vi è piaciuto? Morivamo, sti cazzi. Sparavamo cagate. Sì. Guardavamo chi arrivava. No, io quando gioco con lei, manco a terra mi sparano. No, ma vabbè, ero arrivato proprio a un punto che c'avevo. C'ho una mia frase, non mi avrete mai. E andavamo fuori dei in team e rimanevo da solo. A me non mi avrete. Andavo e mi ammazzavo. Mo' vi a prendere. Sono più le corse che ho fatto contro la safe che quelle a favore. Cioè, proprio il personaggio che corre fino a che non muore. Bello, non è. Non esiste. Installare forza. Quindi, dite il posto mix più schifoso di cibi che vi è piaciuto. Il mix più schifoso di cibi che mi è, che mi è, a me mi piacciono tantissime patate fritte con la Nutella. Buone. Buone. È vero, ma sono veramente buone. Però non è schifoso. So che può piacere più di qualcuno. E l'altro giorno a casa della ragazza che frequento, stavo per vomitare perché ho messo una fragola nella maionese. Ragazzi, quando l'ho assaggiata, stavo per vomitare. Mamma mia, io Buster e Nutella. Guarda. No, io da piccolo mangiavo la bistecca con le caramelle alla menta di fianco, facevo un boccone, però non mi ricordo se mi piaceva o no, però... Io mi mangiavo il burro cacao, però è simile come cosa. Vedi, certo. Madonna, io più schifoso, colomba, Nutella e ketchup, ma è buono. Che schifo, Talpinas Life. No, no, ma che schifo che assaggialo, poi dopo me lo dici, va. Ma che assaggio le modici? Lì ti sei bloccato al metabolismo, è per quello che non ingrassi. Il corpo si rifiuta di prendere roba. Assaggialo, fidati, assaggialo. Io, ragazzi, l'unica cosa che a me sempre ha fatto storcere il naso una volta, l'ho provata e ho dovuto dar ragione, era un cliente che veniva nel nostro ristorante a ordinare una piadina e la ordinava sempre con Nutella e il formaggino mio sciolto e diceva che dava... No, diceva che dava sapore di... Raga, è vero, effettivamente. Il formaggino sciolto con la nutellina dà un po' l'idea di chi... È come se fosse una piadina al Kinder. Quindi è effettivamente il mix più strano che mi è piaciuto. Però non lo so. Secondo me è buono. Magari più che la Filadelfia, Nutella e Filadelfia. No, secondo me è buono pure col mio. Acidino, non lo so con la Filadelfia. Adesso comprerò il formaggino mio, la Nutella ce l'ho e faccio la prova. Il flusso gastroesofageo e poi in ernia iatale quella che dico. I formaggini, quelli classici. Mamma mia. Io una volta ho mangiato la pizza americana con la senape, dice Nea, mi sono sentito uno schifo. C'è da Domino, ma ne fanno un botto, ci sono tipo 3 o 4 pizze con la senape sopra. E la senape, a me piace tanto.
A me pure piace la senape, non mi fa schifo. C'è solo l'unico in casa mia che se la mangia. No, a me così se la devo mangiare con la carne, no, non mi piace. Sullo dog ci sta un botto, metti hot dog, ma io dappertutto, cipolla, anche carne. Sulla carne, quando c'è. Nel caffè. Sì, a me così sì. No, però sì, cose strane. Tipo, sì, c'è quella roba che va un po' ovunque. Tipo a me la maionese va ovunque. Io proprio prendo i grissini, ce li tingo nel barattolo e me li mangio. La maionese sì, la maionese buona. Pure col ketchup, però così è buono. No. Però la salsa barbecue non si batte. Pure spennellata sopra le ribs. E adesso io ho trovato la salsa burger, ragazzi. Salsa burger. Sì, sì, sì. Oppure ci fai tipo la base per una marinatura per la carne e la fine. È proprio la fine. Ma che sta a fare pubblicità? La fine del mondo. Raga, adesso io ho trovato questa, vi copro la marca. Vabbè, si vede che se sa qual è, se sa qual è. È uguale, la copro. Hai detto la scritta Calvé? Sì. Quella è la... Ah, ok, hai fatto bene. E lì arrivi a me. Calpetta. Esattamente quella. Quella è buona la morì, Enrico si mette il cappello perché sennò è in placement. vabbè. Ragazzi, io l'unica cosa che posso dire è andate a seguire il Capitan Glitch Channel, Mitico Andre 96, il Pescatore di Sogni, il Venditore di Illusioni, Giuseppe Dasenmetter. Streamano tutti quanti, quindi mi raccomando, andate a mettere il follow, seguiteli, supportateli. E io ragazzi supportateli perché a sopportarvi già ci sto io. Sopportateli. E quindi io adesso vi do la buona cena a tutti, raga, vado a mangiare pure io. Grazie come sempre. Buona cena a tutti. Ciao. La prossima volta giochiamo Obbligo Verità. Posso sapere che stai a fa? Sei fastidioso come caca cazzi, si dice in francese. E ci chiudiamo questa cosa. E Google, ci ricordi come si dice gatto nel carbone in tedesco? Google no, ok, Google stop. In tedesco si dice ok, Google stop. Ha esagerato proprio con la pronuncia, la variabile. Bravissima, grazie del coolen. Che è quello che diceva la signorina Rottermeier. Ciao ragazzi. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao Sara, siamo rimasti soli io. Siamo rimasti soli io e te. Ciao Cap. Ciao Sara, un bacione. Saluta. Un bacio grande. Gigi. Va bene. Allora, raga. Chi è mo qua? Sì. Ah no, ho fatto. Allora, ragazzi, io vi saluto. E forse dopo ci vediamo con GTA, non lo so, raga, se torno in live o se gioco off, mo vediamo un po'. Se no, ci vediamo domani, sempre alla solita ora, sul canale di Luke con GTA. Quindi, buona serata a tutti. Ciao. C'è qualcuno con la charge, a proposito? No, a posto.